siamo insieme anche oggi avevamo iniziato la settimana dei Just Today ieri proseguiremo domani e andremo avanti fino a sabato buongiorno caro Tony buongiorno a te Maria Pia buongiorno a tutti gli amici e le amiche che ci seguono da tutta Italia e oltre su Padre Pio TV in diretta sul 145 del digitale terrestre o l'852 di Sky piuttosto che su www.padrepio. TV, il nostro sito dal quale potete seguirci in qualsiasi momento da ogni parte del mondo in diretta e poi non dimenticate il nostro canale YouTube, ma so che in molti appunto vanno a riprendere eh, delle interviste, magari gli ospiti stessi che approfitto per ringraziare, sono sempre tanti e generosi per i nostri programmi. Dunque eh, con i social abbiamo voluto aprire sicuramente anche questa puntata sarà ricca di informazione pensa caro Tony questa la devo dire proprio all'inizio che c'è Kim Jong-un Corea del Nord che appena ha appena detto siate più comunisti indovina perché perché secondo lui così si faranno più figli pensate bah ho i miei dubbi non cioè so. la questione della denatalità così seria e importante anche nella nostra Italia purtroppo, dà il via addirittura a questi paradossi. Affrontati con così tanta leggerezza. Bah, per dire di quante cose accadono nel nostro mondo, che sembra però sempre più piccolo. Immaginiamo appunto Dubai, di cui tu proprio ieri... Ti sei occupato nel tuo programma settimanale e eh, noi sentiremo se è vero che purtroppo è stato un grande fallimento. Tanti giorni insieme e invece questo termine fossili, che ovviamente dando il via anche al termine fossilizzarsi, non è decisamente positivo, ce lo dovremo portare ancora dietro. Viva Dio! Abbiamo tanti, ecco. Eh leader mondiali molto più autorevoli, noi siamo ovviamente eh, super attenti alle parole di Papa Francesco che è uno dei leader mondiali ai quali si riconosce non solo l'autorevolezza ma l'impegno costante a difendere certi temi importanti dalla vita appunto alla tutela dell'ambiente, se avremo tempo vi faremo ascoltare uno stralcio dell'intervista di ieri alla regola della sostenibilità. A, a uno dei uh, giovani italiani impegnati su questo fronte, il uh, founder di Zero CO2, che appunto a Dubai ha seguito i lavori della COP 28 che finiscono eh già, in Tu parlavi del Papa, ma purtroppo nella stanza dei bottoni per ora stanno altre persone. Eh già. E quindi le decisioni cruciali in questo momento temo che. Eh, non tengano troppo conto di quello che il Lo Papa. Lo ascolteremo dalle vive parole di, questo, di questo nostro uh, caro uh, amico. Il Papa, eh, ci ricordiamo che doveva essere a Dubai, ma non è andato certo. per eh, motivi che conosciamo. Tuttavia, sta portando avanti la sua agenda. Ha inviato agenda. il segretario di Stato che ha letto sì. il discorso previsto. Sta portando avanti comunque la sua agenda di, degli impegni. Domani ci sarà l'udienza generale, come ogni. Mercoledì e noi di questo siamo molto contenti, così come siamo contenti del fatto che ci seguite in tantissimi e in tanti ci inviate eh, le vostre cartoline digitali al nostro 331-737-8033. E noi stamattina abbiamo sbirciato l'orizzonte con la webcam che è sul nostro puntata generalmente sul sagrato del nostro santuario Santa Maria delle Grazie. Oggi vi diamo ecco, la possibilità di spaziare con noi sull'orizzonte eh, che eh, ci mostra il golfo di Manfredonia. Lì, ecco, lo state vedendo in questo momento dove un raggio di sole eh, buca il mare. Questa A proposito di orizzonti, noi più tardi avremo modo di riparlare di un personaggio, di un grande uomo della storia che ha lasciato l'impronta fino ad oggi. Infatti si parla di Federico II, dei suoi cammini, un uomo che eh, nel Medioevo ha davvero rivoluzionato anche il concetto di cultura. Ma noi ne parliamo in termini estremamente attuali. Sì, sì, è un... Un imperatore molto particolare e con la sua corte che deve, veniva definita la corte viaggiante di Federico II perché era un imperatore che si muoveva parecchio. Pensa quanti panorami vedevano appunto ah, in queste ah, terre come, e anche oltre. Come anticipavi tu, approfondiremo. Il tema con il nostro primo ospite di oggi. Intanto la nostra webcam è tornata sul sagrato del santuario Santa Maria delle Grazie, dove c'è l'albero di Natale e sul lato sinistro, come vi abbiamo raccontato spesso, il presepe che è stato allestito da padre Rinaldo e che, come vedete, no, ancora non finiscono gli ultimi. Eh, dettagli di, di, di essere, come dire, accomodati, un presepe molto, molto suggestivo. Che entrando nella parte destra richiama alcuni dei momenti ehm, particolari della vita di Padre Pio fino ad arrivare alla Natività, che è appunto sul lato opposto. Quindi, se venite a San Giovanni. Un presepe in cui il buongiorno ve lo danno anche i nostri amici animali. È vero, un presepe ricco anche di. Animali vivi e vegeti come appunto padre rinaldo quindi vi aspettiamo a san giovanni rotondo se venite non mancate di visitare il suo presepe presepe che ovviamente sta ah, arricchendo anche eh, sta, sta diventando come dire il protagonista dei vostri scatti fotografici se la regia vuole possiamo vedere qualche piccolo scatto prima di fermarci un attimo ecco un presepe lo state vedendo adesso e ci arriva con eh, il buongiorno eh, che ci manda Marisa di Porto Santo Stefano. Anche qui una stella grande, un, proprio come abbiamo sul Sagrato che abbiamo appena visto. Grazie anche di questo scatto. Andrei avanti giusto un, per un altro paio di scatti perché qui vediamo il buongiorno da Avigliano che ci inviano le care Mariangela e Giovannina. Salutiamo con affetto e poi troviamo un altro presepe, quello della Chiesa di Arco a Trento a inviarcela. È Maria Angela da Crema. e, e, e beh. Sono in tanti che dall'Italia, anche del sud, fanno una capatina a Trento. Proprio per i mercatini dove ci sono a Trento, in particolare, tanti presepi, soprattutto i materiali pregiati come lo splendido e caldo legno. Ok, anche se mi viene il dubbio che questa possa essere una foto inviataci da Fausto, da Vazzano Trento, poi chiederò alla regia, lo farò subito perché ci fermiamo per qualche istante prima di ritrovare fra Italo Sant'Agostino che ci racconterà il Santo del Giorno. E che Santo. Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi ricordiamo l'apparizione della Vergine Maria a Guadalupe. È il 12 dicembre e ascoltiamo cosa è accaduto. Secondo la tradizione, tra il 9 e il 12 dicembre 1531, sulla collina del Tepeyac Nord di Città del Messico, Maria apparve più volte a Juan Diego, uno dei primi aztechi convertiti al cristianesimo. Secondo il racconto tradizionale, Juan Diego avrebbe visto per la prima volta la Madonna la mattina del 9 dicembre 1531, vicino a Città del Messico. Ella gli avrebbe chiesto di far erigere un tempio in suo onore ai piedi del colle. Juan Diego corse a riferire il fatto al Vescovo, ma questi non li credette. La sera, ripassando sul colle, Juan Diego avrebbe visto per la seconda volta Maria, che gli avrebbe ordinato di tornare dal Vescovo l'indomani. Il Vescovo lo ascoltò di nuovo e gli chiese un segno che provasse la veridicità del suo racconto. Juan Diego tornò quindi sul Tepeyac dove avrebbe visto per la terza volta Maria, la quale gli avrebbe promesso un segno per l'indomani. Il giorno dopo però Juan Diego non poté recarsi sul luogo delle apparizioni in quanto dovette assistere un suo zio gravemente malato. La mattina dopo, il 12 dicembre, lo zio appariva moribondo e Juan Diego uscì in cerca di un sacerdote che lo confessasse. Maria gli sarebbe apparsa ugualmente per la quarta e ultima volta lungo la strada. Gli avrebbe detto che suo zio era già guarito e lo avrebbe invitato a salire di nuovo sul colle a cogliere dei fiori. Qui Juan Diego trovò il segno promesso: dei bellissimi fiori di Castiglia, rose tipiche della regione spagnola, sbocciati fuori stagione in un mucchio di pietre. Egli ne raccolse un mazzo nel proprio mantello e andò a portarli dal vescovo. Di fronte al vescovo e ad altre sette persone presenti, Juan Diego aprì il mantello per mostrare i fiori. All'istante, sulla stoffa che le conteneva si sarebbe impressa l'immagine della Vergine Maria. Di fronte a tale presunto prodigio, il vescovo cadde in ginocchio e con lui tutti i presenti. La mattina dopo, Juan Diego accompagnò il presule al Tepeyac per indicargli il luogo in cui la Madonna avrebbe chiesto che le fosse innalzato un tempio. Nel giro di un secolo, nel luogo delle apparizioni di Guadalupe, iniziarono la costruzione di una piccola cappella poi di una più grande e si giunse all'edificazione di un vero e proprio santuario, che venne consacrato nel 1622 per poi approdare all'inaugurazione dell'odierna basilica nel 1976, intitolata a Nostra Signora di Guadalupe. È dal 2014 che anche Papa Francesco ha iniziato a voler celebrare e presiedere messa proprio in Vaticano ricordando gli eventi dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Guadalupe. Ecco che cosa afferma in proposito. È il segno profetico di un abbraccio, l'abbraccio di Maria a tutti gli abitanti delle vaste terre americane, quelli che già vi erano e quelli che verranno. Quest'abbraccio di Maria sottolinea indica il cammino che sempre ha caratterizzato tutta l'America, una terra dove popoli diversi possono convivere, una terra in grado di rispettare la vita umana in tutte le sue fasi, dal seno materno fino alla vecchiaia, in grado di accogliere i migranti così come i poveri e gli emarginati di tutti i tempi. Allora pensiamo a questo mondo bello che vede il Papa, una terra capace di accogliere. Una terra capace di rispettare la vita, una terra capace di ricevere in sé anche i più poveri e anche i più disperati, dandogli la libertà e la dignità. Affinché ogni terra sia così, noi ci affidiamo all'intercessione potente di Maria e la preghiamo. Santa Maria, prega per noi. Eccoci di nuovo insieme, grazie Fra Italo e noi prima di aprire la pagina di storia ritorniamo sulle vostre foto, ce l'avamo lasciati con un presepe, ne ritroviamo un altro. Questo che vedete a tutto schermo adesso è, è quello che ci invia Fausto da Vezzano, dovremmo essere in provincia di Trento, un presepe molto bello con statue ad altezza naturale mi pare, no? un bellissimo scorcio Maria Pia, come dicevamo i presepi iniziano ad affollare le nostre cartoline digitali, noi siamo molto contenti, quello che segue è un presepe fatto in casa, ce lo invia Lina a cui diciamo altrettanto. Tanto. Grazie. E poi ci spostiamo a Gubbio dove Sonia da Ribolla ci invia questo scatto notturno con un albero sulla montagna. Come molto celebre questo! Molto bello, molto bello. San Giovanni anche ne è abbiamo una meno meno, <ride> meno uh, inghirlandato, ma comunque fa il suo effetto perché è bello e si vede anche dalla questo, lunga tra distanza. tra l'altro, ha dimensioni veramente mastodontiche. E poi un buongiorno da Giuseppina che ci invia uno scatto dal santuario di San Giuseppe Vesuviano con l'augurio di una buona giornata con le candele tipiche dell'Avvento, no? ogni cero viene acceso eh, in una domenica di Avvento, ne abbiamo già accese due di candele. In casa hai fatto la corona dell'Avvento? Sì, sì, certo. E poi Sofia e Nicola da Giuliano in Campania con una visuale mozzafiato del Vesuvio, da, veramente grazie per Insomma, questo tutto scatto. Tutto delle nuvole, splendide. Che È veramente mozzafiato, mozzafiato, grazie a Sofia e Nicola. E direi che per il momento possiamo fermarci qui con questo scatto davvero mozzafiato. Continuate che ci fa molto piacere. Tra l'altro noi giustamente in Italia andiamo anche orgogliosi di tanti paesi che, visti da lontano, li chiamiamo proprio presepi, eh sì, ti sarà vero. capitato senz'altro anche nel nostro sud, io penso ai palimosani, in molise, per sì. dire, che in genere quando <ride> lo si vede eh, da subito sotto si pensa, soprattutto di è sera, vero, a un vero. presepe. Appunto. Assolutamente, assolutamente sì. E adesso come preannunciato però andiamo a prendere il libro di storia perché dobbiamo andare a scoprire che cosa è successo oggi. 12 dicembre 2015, firmato l'accordo di Parigi. È un trattato internazionale vincolante adottato alla COP21 sui cambiamenti climatici da 196 stati. Il suo obiettivo è mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto di 2C in più rispetto ai livelli preindustriali per limitarlo preferibilmente a 15 è una pietra miliare nel processo multilaterale sul cambiamento climatico perché per la prima volta diviene vincolante la visione di realizzare sviluppo e trasferimento di tecnologia sia per migliorare la resilienza sia per ridurre le emissioni di gas serra. L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016 con l'adempimento della condizione di ratifica da parte di 55 Paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Tutti gli Stati dell'Unione Europea hanno ratificato l'accordo ed hanno convenuto di intraprendere azioni per diventare la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050. è impossibile non commentare questa pagina, certo quando eh, ho tracciato e ho scelto appunto questa data non c'era stato il fallimento di questi giorni che dà un duro colpo anche a quel obiettivo del 2050, ma eh, naturalmente proprio memori di quella famosa frase più tardi se sarà tard cioè più tardi è troppo tardi probabilmente potrebbe esserci anche un, uh, come dire, la storia a volte fa degli scherzetti e dei salti e nonostante istituzionalmente si sia fallito, magari qualcosa di nuovo e positivo rientrerà informalmente. Sì, sarebbe bello che eh, risultati tangibili si potessero apprezzare fin da subito e su scala, su, su vasta scala. Sappiamo eh, però infatti. che questa... Transizione molto impegnativa e quindi eh, non dobbiamo accontentarci del solo fatto che se ne parli, ma è importante che questi temi vengano fissati nelle agende dei governi delle nazioni e l'interlocutore di cui a questo punto direi ascolteremo uno straccio, uno straccio senza doveroso. dubbio dopo eh, ci fa presente appunto questo: di quanto non sia facile questo cammino, ma sia doveroso. Farlo. E la cosa bella, Maria Pia, è che a spingere di più sono proprio le generazioni più giovani. Sì, e vorrei tanto che fosse anche in quei paesi dove di fatto invece si fa meno, perché noi, Europa, stiamo facendo molto di più, sia pure sempre troppo poco per il necessario e invece paesi come la Cina e l'India continuano ahimè a pompare proprio CO2 e lì i giovani sono tantissimi, sono una percentuale molto più ampia che in Europa, quindi ragazzi, muovetevi, naturalmente possibilmente senza danneggiare nulla. Bene, e dopo così cotante riflessioni è il momento di fermarci un attimo a riflettere, Be breve pausa pubblicitaria, poi ritroveremo il nostro Nicola Morcavallo per le notizie del giorno. Ieri Paola, oggi Nicola, naturalmente già pronto per darci le prime notizie, i primi approfondimenti. Buongiorno a te. Buongiorno a voi tutti. Iniziamo quest'oggi i nostri approfondimenti legati alle notizie del giorno partendo da un tema che nelle scorse settimane è stato messo un po', come dire, all'angolo da una questione di cronaca ben più importante e contingente qual era la guerra in Medio Oriente. Ma torniamo a parlare di Ucraina perché sono ore importantissime quelle che andremo a vivere in questa giornata. Partendo dalla DN parliamo del summit dell'Unione Europea difficile sull'a L'Ungheria frena, si prospetta dunque un Consiglio europeo difficile sull'avvio dei colloqui di adesione all'Unione europea dell'Ucraina. Il summit è previsto per giovedì e venerdì prossimi, i tempi sono già stati eh, portati al massimo poiché gli arrivi dei leader sono previsti a partire dalle 8.30 di giovedì mattina, dato che saranno tutti o quasi già a Bruxelles per via del vertice sui Balcani occidentali che prenderà il via mercoledì pomeriggio. Il problema principale è il veto annunciato dall'Ungheria con una lettera a Charles Michel del premier Viktor Orbán che ha chiesto di non mettere il tema ucraina in agenda, dato che la mancanza di consenso porterà inevitabilmente al fallimento del vertice. Un alto funzionario dell'Unione Europea pronostica un summit che si protrarrà nel weekend. Parliamo di soldi, di unanimità e una questione cruciale riguarda la storia. Ci si può aspettare che duri un po' di più del previsto, dice, perché la pressione è piuttosto alta e i leader tenteranno di risolvere la questione. Prima della fine dell'anno. Un altro tema bloccato è la revisione del quadro finanziario pluriennale che è legato alla decisione sull'Ucraina, dato che il principale motivo di dissenso sono gli aiuti a Kiev, per i quali servono 50 miliardi di euro. La Commissione europea si appresta a sbloccare i 10 miliardi di euro di fondi dell'Unione europea destinati all'Ungheria, principalmente per via della riforma della giustizia attuata da Budapest, ma con una tempistica che fa pensare a un tentativo di ammorbidire il premier Maggiaro, il quale ha spesso un atteggiamento pragmatico e transattivo nei vertici, al di là delle dichiarazioni pubbliche. Ora che il primo ministro polacco non è più Morawiecki del PiS, ma Donald Tusk di Piattaforma Civica, il leader ungherese dovrebbe essere in teoria più isolato, ma la fonte dell'Unione Europea è cauta. Dovremo vedere qual è la dinamica dice. Quanto al premier slovacco Robert Fico, anche egli non ostile alla Russia Finora non ha messo in dubbio il consenso in Unione Europea sull'aiuto all'Ucraina, osserva la fonte stessa dell'Unione Europea. Sull'avvio dei colloqui di adesione serve l'unanimità dei 27, quindi non c'è modo di aggirare un eventuale blocco da parte dell'Ungheria. Ma sugli aiuti a Kiev ci sono vie per andare avanti comunque. La bozza delle conclusioni recita al punto 14 che il Consiglio europeo decide di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e con la Moldova, concede lo status di candidato alla Georgia e si dichiara pronto ad aprire i negoziati. Di adesione con la Bosnia-Herzegovina una volta che il necessario grado di rispetto dei criteri di membership sarà raggiunto. Questa è la situazione, eh, diciamo, relativa al contesto politico dell'Unione Europea nei riguardi dell'Ucraina, ma i leader parleranno anche della guerra in Medio Oriente, altro tema sicuramente divisivo. La linea comune si basa sulla condanna totale di Hamas e sul diritto di Israele a difendersi, sulla necessità di alleviare le sofferenze della popolazione della striscia di Gaza e sul processo politico necessario a superare il conflitto. Se la richiesta di un cessate il fuoco non raccoglie il necessario consenso, perché non poche delegazioni sono contrarie, vedremo nella discussione se la richiesta di pause umanitarie potrà evolvere verso pause più prolungate. Andiamo su un'ultima ora della DN Kronos che ci parla proprio del contesto ucraino. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà oggi infatti alla Casa Bianca il suo omologo ucraino, Zelensky, mentre continua lo stallo al congresso sull'approvazione dei nuovi aiuti militari per Kiev. Biden ha invitato Zelensky a Washington per sottolineare l'incrollabile impegno degli Stati Uniti nel sostenere il popolo ucraino mentre si difende dalla brutale invasione della Russia. Parlavate poc'anzi delle questioni ambientali, della sostenibilità, temi al centro della COP28. E allora andiamo sull'Ansa per eh, leggere, appunto, alcuni dei momenti cruciali di riflessione di questo appuntamento. Se l'accordo finale alla Conferenza Mondiale sul Clima deve essere storico, l'ultima bozza preparata dal presidente della Coppa 28 Sultan Al Jaber non sembra confezionata per questo risultato da lui stesso invocato. E infatti sono molti discontenti, soprattutto perché manca l'uscita dai combustibili fossili citati per la prima volta in un testo negoziale. Questa è la mia proposta, ora fate voi, la mia porta è aperta, ha detto quindi Al Jazeera ai delegati dei 197 paesi più l'Unione Europea riuniti a Dubai negli Emirati Arabi Uniti dal 30 novembre e chiamati domani all'ottavo anniversario. Eh, quindi in queste ore a votare per l'ottavo anniversario dell'accordo di Parigi, che tra l'altro abbiamo eh, anche sviscerato all'interno della nostra pagina di storia, votare il testo finale all'unanimità. All Sarà difficile rispettare la scadenza, i negoziati quindi dovrebbero proseguire. Nonostante il Presidente abbia più volte detto che avrebbe voluto chiudere domani con un accordo che segni la svolta. Dunque, una discussione questa ancora molto difficile eh, che non riesce a trovare uno sbocco desiderato, secondo quelle che sono le intenzioni appunto della maggioranza che poi alla prova dei fatti non trovano mai una quadra ma andiamo a uh, sul corriere della sera per parlare di cronaca rientriamo in italia eh, per la notizia relativa al ritrovamento di roberta cortesi scomparsa a malaga il 25 novembre scorso la telefonata con la famiglia e con il nuovo fidanzato una telefonata veloce con i familiari vi richiamo vi richiamo questo non è il mio telefono roberta Roberta Cortesi, 36 anni, sparita a Malaga in Spagna il 25 novembre e rispuntata la sera di lunedì 11 dicembre. In questi momenti concitati è la sorella Alessandra Steven a raccontare come l'ha saputo. Alle 20:10 ho ricevuto la telefonata dal console e mi ha detto che avevano rintracciato Roberta, che stava bene e che era con un ragazzo. Dal console eh, Alessandra riceve anche un numero di telefono, me lo ha mandato. Lì avrei potuto parlare con Roberta. Abbiamo Richiamato dal telefono di mia figlia. La conversazione è veloce, da quello che racconta la sorella, secondo appunto le modalità già citate in precedenza. A Roberta Cortesi non è successo il peggio, a differenza di quello che temeva la famiglia, non sentendola e non riuscendo più a rintracciarla. Il 30 novembre i familiari avevano presentato denuncia ai carabinieri. Da quanto risulta Roberta è con il suo nuovo fidanzato, abita nella casa dei genitori di lui, non si era più fatta sentire con la mamma e la sorella in Italia perché aveva perso il telefono cellulare. Da lì era partita ovviamente poi una mobilitazione per cercarla e, visti gli ultimi fatti di cronaca, si temeva il peggio. Polizia, restiamo nell'ambito della violenza contro le donne, eh, calano stupri e stalking, aumentano gli ammonimenti, andiamo su avvenire. Andrà aggiornato ancora il registro delle donne uccise in questo 2023 che sta per finire. A oggi sono 110. L'ultima è Rossella Cominotti, 53 anni, trovata morta in un hotel di La Spezia per mano del marito. Ultima fino alla prossima perché le statistiche sono impietose: una vittima ogni tre giorni. La quasi totalità, 91, ha trovato la morte in ambito familiare o affettivo. Un dato in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo il report, il pregiudizio e la violenza contro le donne, presentato dal servizio analisi criminale della polizia, che non parla specificamente di femminicidio. Uccise nell'ordine di frequenza degli episodi con armi improprie, coltelli, pistole, percosse e asfissia, le vittime di compagne ed ex sono soprattutto italiane per l'81% dei casi e mature nel 64% dei casi avevano più di 45 anni e in un caso su tre più di 65. Un affresco già noto, cui però si aggiunge qualche considerazione sui reati che intercettati possono salvare una vita. L'approvazione del codice rosso nel luglio del 2019 ha rafforzato le tutele per le vittime, ha introdotto alcuni nuovi reati specifici, inasprendo le pene, ha prodotto una maggiore protezione <coughs> per le donne, calano infatti le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento e diminuiscono anche le lesioni con sfregio al. Avviso siamo almeno 14%. Eh, per cento. In conclusione, e sempre fino a settembre, un incremento è stato registrato per quanto riguarda i cosiddetti reati spia, segno che eh, in questo le donne si fidano di più e denunciano i loro persecutori. Gli ammonimenti del questore per violenza domestica sono aumentati del 33%, mentre quelli per stalking è del 17%. Calano anche le violenze sessuali, meno del 12%. La lotta alla violenza contro le donne, anziché unire, talvolta diventa divisiva. Così, una panchina rossa, fresca di inaugurazione all'Università La Sapienza, è stata immediatamente danneggiata da una banda di autonomi al grido: eh, A noi delle panchine non interessa nulla, vogliamo centri antiviolenza e consultori. Il simbolo antiviolenza sarà ripristinato, ha assicurato, indignata, la rettrice Antonella Polimeni. Vediamo se ci sono uh, ulteriori ultimora, vediamo um, un tema che abbiamo anche trattato nelle scorse settimane quando registravamo un calo dei prezzi dei carburanti, cosa di per sé importante dato il lungo periodo in cui abbiamo... Uh, visto uh, aumentare i costi, appunto, dopo i forti ribassi del fine settimana si assestano i prezzi dei carburanti alla pompa. Poco mosse anche le quotazioni petrolifere. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'osservatorio prezzi del ministero delle imprese del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta. Questo, uh, questa notizia chiude questa prima parte. Delle nostre, dei nostri aggiornamenti, a voi di nuovo la linea per continuare con il nostro programma. Molte grazie al nostro Nicola. E noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritroveremo il nostro primo ospite di oggi, abbiamo parlato di ambiente, beh per tutelarlo bisogna conoscerlo, amarlo, camminarlo, per cui restate con noi per scoprire uno dei tanti cammini presenti sul nostro territorio, il cammino di Federico II. E allora oggi 12 dicembre alle ore 16 presso Palazzo Dogana, sede dell'ente provincia di Foggia, l'Associazione Culturale Gargano. Eventi presenterà questo interessantissimo progetto eh, intitolato a Federico II Il cammino di Federico II, l'imperatore eh, medievale che tanto ha fatto parlare di sé, il primo a voler tentare l'unificazione d'Italia. Sì. Eravamo nello stessi, negli stessi anni in cui eh, viveva San Francesco d'Assisi e Federico II. Uh, girava per tutto il suo impero con la sua corte viaggiante ecco a proposito di cammino per scoprire la bellezza dei nostri territori di importanza di tutelare il nostro ambiente oggi siamo in compagnia di Luca Vinelli dell'associazione appunto Gargano Eventi che ci parlerà di questo importante evento, di questa interessante iniziativa buongiorno Luca, ben trovato buongiorno, 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 buongiorno a voi Grazie per avermi concesso questa opportunità. Grazie a te, grazie a voi per questo interessante progetto. Qui con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale ecco, eh, ti faremo qualche, sì, qualche domanda. Precisamente, non Intanto, vedo l'ora. Intanto, ecco, inizia tu a presentarci questo progetto. Allora, il progetto del Cammino di Federico II nasce eh, da eh, una crescente passione per il trekking a livello eh, nazionale ma anche individuale perché in passato alcuni nostri associati eh, tra i quali dicevo anch'io eh, abbiamo portato a termine la via francigena e ultimamente anche altri cammini regionali quindi quelli eh, del cammino materano ultimamente uno interessantissimo anche in umbria e quindi la crescente passione per il camminare ha eh, Indotto noi a chiederci perché no anche da noi, viste le eh, difficoltà che il territorio incontra, soprattutto nelle aree interne. E quindi questo cammino ha inteso eh, coniugare le bellissime bellezze naturalistiche, paesaggistiche, con un immenso patrimonio culturale che si trova eh, nel nostro territorio. Sia eh, Parliamo della, della Capitanata, quindi sia sul lato del Gargano che sul lato della Daunia. E quindi eh, l'idea progettuale è stata quella di eh, mettere in rete eh, gli attrattori storico-culturali, eh, il territorio eh, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista paesaggistico, come dicevo, le eh, economie locali e eh, ovviamente. Il tentativo è quello di mettere in rete le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, in modo da fare così una rete sinergica eh, funzionale. Molto bene. Noi intanto, grazie al prezioso aiuto della regia, stiamo già vedendo la mappa che tu stesso ci hai inviato, eh, caratterizzata da questo fil rouge, è il caso di dire, che eh, rappresenta il cammino. Ma c'è anche un filo giallo, una linea gialla. Ecco, lascio a te il compito di commentarcela da dove parte questo cammino come si sviluppa quali sono le sue peculiarità allora il, il tratto rosso identifica l'interesse del progetto nella via garganica e quindi moltissimo del territorio è interessato al cammino ovviamente si è cercato di eh, avere una località di partenza che eh, avesse la possibilità di un'ottima connessione con, i, con la quindi come si suol dire la multimodalità di trasporto e quindi il cammino originariamente parte da Foggia ed arriva a Foggia ovviamente ha uno sviluppo enorme non è possibile per un camminatore eh, percorrerlo tutto in un periodo di ferie sebbene ci sia qualcuno che lo faccia ma eh, 480 km prevedono più appuntamenti per il camminatore. Attualmente però eh, per brevità attuativa e anche per semplicità ci stiamo dedicando a un modulo che invece trae origine da Manfredonia e arriva a Manfredonia. E questo modulo, anche se sembra più piccolino, ha già 210 km e eh, attraversa antichi eh, tratturi eh, anche... Eh, nuove, nuove realizzazioni e anche rifacimenti. Quindi ha cercato di mettere in rete i cammini, esiste, scusate, i percorsi esistenti. Ha cercato di valorizzare quello che il territorio poteva offrire senza andare eh, a ehm, tentare eh, una infrastrutturazione nuova, quindi ulteriori spese. Si tratterà semplicemente di eh, rimettere a sistema tutto l'impianto e mettere in sicurezza e possibilmente effettuare quelle necessarie opere di manutenzione. e un, un cammino impegnativo, parte da Manfredonia, sale a Monte Sant'Angelo per 16 km attraverso un antico ehm, sentiero che si chiama Scanna Mugliera eh, è un nome. nome. Che è tutto un e programma. Poi... Da Monte Sant'Angelo, dove si incontra ovviamente tutti questi luoghi, sono eh, contrassegnati da testimonianze medievali importanti. In questo caso abbiamo il castello di eh, Federico II Manfredonia, il castello nell'arrivo di prima tappa a Monte Sant'Angelo. E poi eh, non potevamo far mancare un'esperienza immersiva eh, ai camminatori e quindi da Monte Sant'Angelo si dirigono verso la foresta Umbra. Attraverso il bellissimo bosco di Marguara eh, raggiungeranno quindi eh, la località eh, Baracconi, attraverso la Valle dei Cacciatori, stupenda. E eh, ovviamente il pernottamento anche lì, per poi ripartire e raggiungere Vico del Gargano. Anche questa tappa è importante, attraverso Monte Iacovizio, e sono località che eh, trasmettono all'anima e al camminatore un'esperienza notevolissima. Raggiunto Vico del Gargano, ovviamente anche lì c'è un castello da visitare il centro storico e tantissime attrazioni, quindi i punti di interesse sono stati mappati e localizzati in maniera da eh, rendere il cammino interessante. E da Vico del Gargano poi si porteranno a Peschici. A Peschici anche lì c'è un castello di Federico II. Il percorso attraversa dei valloni interessantissimi che eh, si portano da eh, da, per chi lo conosce dalla strada che eh, si percorre dalla foresta per andare a e Gargano sono i valloni che scendono giù verso il mare e quindi verso Peschici uno tra tutti è il torrente Dulso che eh, ha un impatto emotivo e estetico eh, notevolissimo e quindi ci auguriamo che queste, queste località possano essere conosciute e apprezzate da camminatore ma anche dalle comunità locali Molto spesso non sono conosciute, non sono apprezzate, non sono valorizzate. Ecco, dire... E allora dopo. Dorado... Chiedo scusa, eh, poi naturalmente puoi riprendere nella descrizione così accurata e azzeccata. Dicevo, a parte che è una caratteristica un po' di tutti gli italiani, non conoscere tante bellezze, tante realtà di tutti i tipi che hanno vicinissimo, ma comunque sicuramente c'è una marea di turisti e potenziali eh, turisti o camminatori o pellegrini che eh, amerà approfittare di questa vostra rete creata in maniera appunto così accurata. Io le volevo chiedere proprio nello spirito di valorizzazione del personaggio eh, di Federico II, secondo eh, voi qual è eh, il luogo o comunque l'evento che voi creerete magari per eh, farlo conoscere meglio nel suo autentico spirito appunto di persona? Che credeva molto nel cambiamento attraverso la cultura, il che è una cosa assolutamente contemporanea. Allora, eh, proprio in questo senso, eh, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa di collaborazione con l'Università di Foggia e in particolare con il professor Favia, che collaborerà nella ehm, resa, diciamo, nella disponibilità di. Ehm, pregnanti argomenti culturali in modo che eh, il camminatore possa raggiungere il sito di interesse e mh, avere una eh, informazione dettagliatissima e questo tra l'altro comporterà anche all'inizio delle abbiamo pensato a delle inaugurazioni di tappa quindi il coinvolgere le comunità locali di partenza di arrivo soprattutto quelle dei camminatori ma non solo le scolaresche quindi questo è un volano di eh, innesco di un circolo virtuoso, eh, sia per l'economia, ma soprattutto per la consapevolezza ambientale, per la conoscenza dei territori e soprattutto per la valorizzazione eh, da parte delle comunità. E non ultima anche i giovanissimi, eh, quindi sarà possibile fare eh, sia per il, per il percorso che unisce le varie località, eh, anche una conoscenza della biodiversità, che è un argomento molto interessante. La consapevolezza ambientale è un argomento, è una delle criticità, purtroppo, che abbiamo riscontrato. Grazie Luca, è stato bellissimo viaggiare con te stamattina, oh, con, questa, uh, con, questa, uh, con questo cammino di Federico II sulla cartina del promontorio del Gargano che eh, la regia ci ha aiutato a percorrere eh, attraverso il tuo racconto. Quindi invitiamo tutti gli interessati a partecipare ai lavori di oggi pomeriggio a Palazzo Doca, Dogana, sede della provincia di Foggia, dove appunto l'associazione Gargano Eventi presenterà questo importantissimo progetto. Noi per cui ti facciamo tanti cari auguri e... Veramente e in bocca anche a complimenti per questo progetto. Grazie. Io direi ormai, Grazie. Tony, che l'Europa si sta facendo di nuovo come quando è nata, cioè. Con la cultura, le università e con i cammini, con gli spostamenti che una volta erano fondati esclusivamente sui pellegrinaggi. Adesso c'è il pellegrinaggio e ci sono tanti altri elementi, ma eh, l'essenziale appunto è mescolarsi anche fisicamente. In questo tempo in cui sembra importante solo l'immateriale, solo la tecnologia. Sono d'accordo con te. Che bello questa Europa in cammino, speriamo sempre verso nuovi. Orizzonti nuovi e più importanti orizzonti ed obiettivi. Salutiamo e ringraziamo nuovamente Luca Vinelli dell'associazione Gargano Eventi. Noi restituiamo alla regia, ci fermiamo solo per qualche istante, poi ci ritroviamo di nuovo insieme. E magari non arriveremo a poter fare 480 chilometri, come diceva prima il nostro ospite, sui percorsi garganici e soprattutto sulle tracce del grande Federico II, ma possiamo sentirci meglio con un piccolo allenamento quotidiano. Per noi la rubrica è settimanale, andiamo subito a seguirla. Benvenuti a un giorno, un allenamento. Oggi siamo con Dina. Avremo bisogno per i nostri esercizi di una sedia. Dina è seduta sulla sedia. Ovviamente il primo esercizio, la colonna sarà completamente appoggiata sulla sedia, le cosce completamente insieme al bacino. Cercate una sedia che vi possa permettere di sedervi appoggiando le piante dei piedi completamente per terra. Il primo esercizio prevederà le braccia. Vi ricordo le spalle sono aperte, petto in fuori. Le braccia sono lungo il petto. Da questa posizione chiederò a Dina di aprire all'esterno le braccia, non superate mai la spalla e ritorno. Apro, semplicemente ritorno. Apro e ritorno. Apro. E ritorno, 10 ripetizioni. Appoggia le braccia sulle cosce e recupera. Farai un'altra serie di 10 ripetizioni seguite da una pausa e altre 10 ripetizioni per 3 serie. Ovviamente se non riesci a supportare 10 ripetizioni, potrai farne anche 8 o addirittura 6. Quindi 6, 8 oppure... 10, seguite sempre dalla fase di recupero. Nel secondo esercizio chiederò a Dina di spostarsi leggermente in avanti, quindi di staccare la parte della colonna dalla sedia. Ti ricordo che devi sederti. Sulla linea del gluteo, quindi questa fascia qui, la coscia è fuori, piedi poggiati. Chiederò a Dina di portare le braccia avanti all'altezza delle spalle. L'esercizio riguarderà l'allungamento della colonna della parte posteriore. Ti faccio vedere il gesto meccanico, poi chiederò a Dina di eseguirlo da sola. Ricordati di respirare da questa posizione sposta, guardami, in avanti la colonna. E ritorna sposta in avanti la colonna e ritorna sposta in avanti, vedete il bacino rimane fermo e ritorni anche qui. 6, 8 oppure 10 ripetizioni in base alle vostre possibilità. Seguite sempre da una fase di recupero. Ripeterai l'esercizio per tre serie come hai fatto prima. Grazie e buon allenamento, sto facendo anche io. Sitava il nostro Luigi di inquadrare Tony che sto invece mettendo, si stava allenando. Sto mettendo in pratica io, eh. eh, eh adesso eh, sicuramente. Ne avrei più bisogno io che tu, ma ti ringrazio comunque di questo giusto saggio di esecuzione di movimento. Noi mente sana, mente sana in corpo sano. Ma torniamo all'attualità: le cose belle e importanti. Un raggio, uno spiraglio di luce finalmente nelle zone di guerra. Sì, letteralmente parliamo di luci perché, e non natalizie, anche se ci sarà probabilmente anche questo effetto, generosità. Infatti, a Castel Sant'Angelo si è acceso ieri un messaggio luminoso. Naturalmente, siamo a Roma: cessate il fuoco ora. E questo monumento simbolo ha voluto oh, rendersi, come dire, strumento per tante associazioni non governative per rilanciare la richiesta appunto di un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza. Cease Fire Now lo trovate anche come invito luminoso in tante tantissime città d'Europa e del mondo. La segnalazione per noi è di Amnesty International, ma hanno partecipato azioni. Contro la fame, Defense for Children International, L'Albero della Vita, Oxfam, Medici Senza Frontiere, Terre des Hommes e tanti, tantissimi altri. Gli operatori, vi ricordo, anche i più generosi, non possono operare in sicurezza se continua questa condizione. Abbiamo sentito eh, dalle notizie prima come la guerra in Ucraina sia tornata in primo piano. Ma purtroppo questo non significa che nella striscia le eh, condizioni siano migliorate. Però, come vi dicevo, i messaggi luminosi possono, come dire, aiutare a bucare la coltre e un po' di rassegnazione che si respira intorno al Medio Oriente. Fanno, fanno bene, così come ci fanno tanto bene le vostre cartoline digitali, con l'aiuto della regia andiamo a recuperare qualche altro scatto, scusandoci fin da ora. Se non riusciremo a condividere tutte le belle foto che ci state inviando, questa è la Madonna del Carmine. Ce la invia Luigia ed è molto bella perché eh, scorgo Lucia. che c'è un lavoro di un uncinetto cinetto, sì, un che, che rappresenta la Madonna. E poi dalla uh, cattedrale nella piazza di Bolzano ci giungono i saluti di Mattia con questa foto veramente molto suggestiva grazie e grazie. Eh, da Bolzano ci spostiamo a Venezia quindi scendiamo un po ciao da Bibione a inviarci questi saluti molto suggestivi e Patrizia dovrebbe essere probabilmente la, no, non probabilmente, ce lo specifica lei stessa, questa è l'alba di stamattina, quindi grazie a Patrizia da Bibione in provincia di Venezia. e Poi un buongiorno con un'immagine maestosa della cattedrale di Montevergine, a inviarcela è Carmelina di Avellino, che ci scrive appunto eh, di, da quelle parti. Un luogo amato molto anche da Padre Pio, non lo dimentichiamo. Assolutamente sì. E poi torniamo ai presepi. C'è un presepe realizzato ad Ancona su una barca, quindi siamo in terra marchigiana. Fuori e qui a Occhio e Croce riconosco l'azzaretto, cioè un eh, monumento molto bello, molto antico siamo della fuori, città. Siamo al porto. Fuori dalle mura della mole Vanvitelliana. Esatto, noi lo chiamiamo più, diciamo, popolarmente il Lazzaretto, ma in effetti è il Bambitelli <ride> che ne ha tracciato le linee. E poi ci spostiamo lì dove tutto è nato, a Greccio, la grotta del presepe, grazie a Stefania ed Enrico, Greccio che oggi festeggia, quest'anno festeggia l'ottocentenario, appunto, della nascita. Molto preziosa del, questa foto. Grazie e tanti auguri. Per ora direi di fermarci eh, qui anche perché se abbiamo qualche minuto potremmo tornare... Alle immagini del Papa. Che certo, io eh, volevo anche segnalarvi che il Papa ha parlato della corruzione. Ieri qualcuno giustamente sottolineava tra i grandi osservatori che la giornata contro la corruzione non era stata valorizzata se non dal Presidente Mattarella, ma invece anche il Papa appunto ha detto mai cedere alla corruzione. Eh, lo ha fatto ricevendo i membri dell'Ufficio Revisore Generale della Santa Sede e dello Stato. Della Città del Vaticano. Nel discorso, che non è stato pronunciato ma consegnato, c'è l'invito a osservare assoluta trasparenza e un appello a parlare con chi ha bisogno di solidarietà e amicizia. Beh, certo, è molto nello stile di Papa Francesco, caro Toni, inserire eh, dei particolari di grande umanità in settori dove sembra ci sia spazio solo per l'arida cifra. Eh sì, eh già e adesso mh, mi, devi, mi devi guidare tu per dirmi se ci vogliamo abbiamo fermare abbiamo Nicola già pronto quindi ci fermiamo oh, per qualche attimo eh, ci aggiorniamo e poi sì in effetti volevamo anche tornare sulla festa della Madonna di Guadalupe così cara proprio a Papa Francesco ma intanto pubblicità Ritorna l'augurio con l'immagine di Padre Pio e ritorna anche il nostro Nicola Morcavallo che è pronto per gli aggiornamenti. A te. Sì, grazie Maria Pia. Torniamo insieme per aprire una pagina dedicata a un tema che eh, forse diamo per scontato, soprattutto nella nostra realtà continentale. In Europa, però, non sempre è così. Il diritto è, eh, della salute Uh, è sicuramente un tema che mh, non dovremmo nemmeno mettere in dubbio, eppure secondo una ricerca dell'OMS europea, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, troppe famiglie precipitano in povertà dopo aver pagato l'assistenza sanitaria. Leggiamo sul servizio di informazione religiosa che milioni di persone in Europa lottano per pagare l'assistenza sanitaria secondo quanto rileva questo nuovo rapporto di OMS Europa, Organizzazione Mondiale della Sanità, come dicevamo, che copre 40 paesi del continente. Il rapporto è diffuso eh, dai responsabili politici del settore sanitario che si riuniscono in Estonia per una conferenza sui sistemi sanitari e celebrare i 15 anni della Carta di Tallinn. La forte dipendenza dei sistemi sanitari dai pagamenti di tasca propria significa che molte persone sperimentano difficoltà finanziarie quando utilizzano l'assistenza sanitaria o affrontano barriere all'accesso alle cure. Inoltre i pagamenti di tasca propria spingono alcune persone verso la povertà o le rendono ancora più povere. A livello globale 4,5 miliardi di persone, più della metà dell'umanità, non sono coperte da servizi sanitari essenziali. Secondo MS Europa, molti paesi della regione europea presentano lacune significative nella copertura sanitaria della popolazione e solo 23 paesi su 40 dichiarano di coprire oltre il 99% della popolazione. Molte famiglie non possono permettersi di soddisfare i bisogni primari, cibo, alloggio e riscaldamento perché devono pagare di tasca propria l'assistenza sanitaria. La pandemia ha peggiorato la situazione per molti, costringendo le persone a pagare di tasca propria l'assistenza sanitaria e i medicinali o semplicemente creando barriere insormontabili all'accesso all alle cure con conseguenze sanitarie negative. I medicinali, i prodotti medici, le cure odontoiatriche sono servizi che dovrebbero essere forniti o gestiti in contesti di assistenza primaria. Il nostro rapporto, dicono dall'OMS, mostra che già prima della pandemia le persone si trovavano ad affrontare un livello inaccettabile di spesa sanitaria. Dunque un problema questo, come dicevo, che eh, emerge in questo rapporto dell'OMS che ci fa comprendere effettivamente quanto l'accesso al diritto eh, alla salute sia precluso a molte famiglie. Passiamo da una questione economica ad una culturale. Leggiamo su un'ultima ora della DN Cronos che per uno dei eh, uno dei simboli ecco, della nostra cultura, della nostra uh, storia, i bronzi di Riace, avranno un francobollo dedicato per i 50 anni dalla scoperta. Le due, le due statue furono ritrovate il 16 agosto del 1972. Nel fondale marino di Riace sono custodite nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Un francobollo dedicato ai bronzi, dunque per i 50 anni dalla scoperta, poste italiane, comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il patrimonio artistico e culturale italiano, dedicato a. Ai bronzi di Riace nel 50 anniversario della scoperta, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. La tiratura è di 250.020 esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca, patinata, neutra, autoadesiva, non fluorescente. Dunque, un importante ehm, riconoscimento per eh, questa. Eh, questa eh, scoperta che ha portato davvero eh, tanto eh, a livello culturale nel nostro eh, paese. Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 contenente una quartina di Francobolli, eh, con ovviamente tutto ciò che può essere utile soprattutto per i collezionisti. Questo era il nostro ultimo aggiornamento, avvo di nuovo la parola. Grazie Nicola. E oggi abbiamo detto grande festa in America Latina e in Centro America per la Vergine di Guadalupe e avete sentito da Fra Italo Sant'Agostino alcune parole pronunciate. Da Papa Francesco a proposito del significato di questo incontro anche tra civiltà e culture. Oggi alle 18 in Vaticano ci sarà ancora quella celebrazione, e infatti avete sentito dal 2016 ha voluto introdurla Francesco proprio in questa giornata. E noi vi facciamo sentire una piccola parte dell'omelia dello scorso anno, laddove parla proprio di questioni fondamentali dell'oggi, non. Quindi la storia di questa eh, festa, che, che là è senz'altro solennità, ma proprio l'importanza di quello che sta accadendo oggi. Ascoltate. È un periodo amaro, repleto di fragori di guerra, di crecientes ingiustizie, carestie, pobrezza e sufrimento. Hay hambre. E anche questo orizzonte parezca sombrío e desconcertante. Que aparezca con presagios todavía de mayor destrucción y desolación, todavía la fe, el amor y la condescendencia divinas nos enseñan y nos dicen que también este es un tiempo propicio de salvación, en el que el Señor, a través de la Virgen Madre Mestiza, sigue dándonos a su Hijo que nos llama a ser hermanos a dejar de lado el egoísmo, la indiferencia y el antagonismo, invitándonos a hacernos cargo sin demora los unos de los otros, ir al encuentro de los hermanos y hermanas olvidados y descartados por nuestras sociedades consumistas y apáticas. Nuestros hermanos y hermanas dejados de lado. Lo hace sin demora. Es la madre apurada, apresurada, la madre solícita. Hoy, como ayer, Santa María de Guadalupe quiere encontrarse con nosotros, como un día con Juan Diego en el cerrito de Tepeyac. Quiere quedarse con nosotros. No, no, Maria Pia, allora ci vuoi sintetizzare quel, quello che è stato sì, il messaggio del Papa? Sì, avevo già appunto detto che avete sentito in un semplice spagnolo il riferimento a tante tribolazioni, a tante realtà critiche anche dell'oggi del centro e del Sud America. E quindi il suo incoraggiamento dato un anno fa a chi si mette in cammino, Continuerà senz'altro anche nella celebrazione odierna. E dal Sud America facciamo un salto quantico per arrivare a Dubai, dove, come già detto a più riprese, eh, si sta concludendo la COP28 e eh, in diretta. Ieri per, durante il programma La regola della sostenibilità con Fra Italo Sant'Agostino abbiamo intervistato Andrea Pesce, eh, il founder di Zero CO2, una start-up italiana che è composta da tanti giovani brillanti che appunto si occupa di tutela dell'ambiente, riforestazione e riduzione delle emissioni di CO2. Lo abbiamo intervistato, sentiamo che cosa ci ha detto ai microfoni della regola della sostenibilità le coppe, a prescindere da dove si tengono e eh, dove si sviluppino, sono dei luoghi, degli appuntamenti eh, fondamentali perché dove si fissano gli obiettivi, le priorità ambientali per cercare di mantenere in equilibrio il pianeta. No? È evidente che le coppe eh, danno un'indicazione, più o meno fissano verso dove dobbiamo portare eh, la barca, poi sono gli stati che devono necessariamente mettere a terra con idee e con azioni concrete le, le direzioni che la COP indica. Allora non può una realtà come la nostra che si occupa di persone e ambiente e l'equilibrio necessario tra le due non essere presente in un luogo che definisce le priorità, definisce le modalità, definisce un po' le sorti, se vogliamo esagerare, del pianeta. Eh, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista in senso più ampio di sviluppo sostenibile. Quindi ProC2 ormai da due anni ha deciso di partecipare alle COP cercando di portare la nostra visione del pianeta, la nostra visione di come si debba eh, fare sviluppo sostenibile, passando dalle persone attraverso la salvaguardia ambientale. Quindi questa è un po' la ragione. È sempre un'occasione, e questo lo aggiungo io per me, partecipare ad eventi come questo perché sono eventi globali dove la mattina parli con una persona che viene eh, dall'Africa subsahariana, il pomeriggio dal sud-est asiatico, la sera dal nord america, e, e il giorno dopo mh, con, con persone completamente diverse, con idee diverse. E sapete qual è la cosa davvero interessante? È che le priorità di ogni singola persona sono completamente diverse, perché noi abbiamo una visione eurocentrica definita dal nostro stile di vita, dal nostro benessere. Parlare con una persona che viene da un continente diverso, tendenzialmente dal sud del mondo, ci aiuta a ridefinire e a comprendere che quello che noi crediamo essere la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile, è tale ai nostri occhi: non è così sostenibile, non è così sviluppo sostenibile agli occhi di chi invece deve vivere gli effetti negativi spesso delle nostre scelte. Quindi, senza voler essere fazioso o, o eccessivamente ideologico, però in realtà è molto utile e interessante alimentare un confronto continuo con chi è completamente lontano da noi e con chi non ha i benefici di vivere nella, in una delle prime dieci economie al mondo come, come l'Italia. Quest'anno siamo negli Emirati Arabi che è uno dei paesi, una delle eccellenze mondiali um, della produzione di petrolio e si parla molto di petrolio, si parla molto di combustibili fossili, delle diverse possibilità che ci sono di impostarli, di immaginarli eh, nel futuro. No? Si parla molto di come impostare la strategia da un punto di vista di abbandonare i combustibili fossili in modo più graduale o meno graduale. Il bilancio ve lo do fra 72 ore, quando effettivamente avremmo dovuto leggere i testi. Quello che sicuramente sto apprezzando molto è, la, è il dibattito che si sta portando avanti. È una COP dove il presidente e l'amministratore delegato di un'azienda... Molto, molto grande che produce petrolio. Una persona che chiaramente sta portando avanti gli interessi dell'azienda che rappresenta, i suoi interessi, che poi dall'altra parte mi sembra che con particolare lucidità sta anche dicendo: Ragazzi, dobbiamo cercare di produrre delle soluzioni. Io non lo so se questo è, è solo un teatrino che si fa in pubblico o se effettivamente lui senta la responsabilità del ruolo che oggi ha eh, davanti a tutto, a tutto il pianeta quindi per rispondere alla tua, alla tua domanda mi sono un po' allargato il bilancio è un bilancio da un punto di vista ehm, utilitaristico positivo perché il primo giorno abbiamo detto che okay, loss and damage approvato e queste qui sono le modalità più o meno specchietto per le allodole il, il budget che è stato allocato a questo fondo però intanto c'è e intanto si può iniziare a operare quindi meglio che niente perché è meglio il nemico del, del bene e, la seconda cosa è che sono stati allocati tanti fondi è la transizione ecologica e gli Emirati si sono committati in questo, e anche questo è ottimo. È ovvio che la sfida è vera è quella sui combustibili fossili e su come verranno integrati nel testo finale in termini di abbandono graduale, totale, o se non, ci, non si citerà eh, nessuna di queste due opzioni. E quindi dobbiamo aspettare. Oggi, in questo preciso momento, è prematuro poter dire se è stata una COP particolarmente positiva o Semplicemente neutra. Cauto il nostro Andrea Pesce, che in diretta da Dubai ha seguito i lavori della COP28 e del resto non ha rinunciato, come dire, a farci riflettere sul fatto che sono grandi meeting dove può succedere tutto e niente. Sì, lo dicevamo proprio quasi in apertura di trasmissione, noi comunque confidiamo appunto che tutti tengano gli occhi maggiormente aperti anche sulle cifre effettive, eh, cioè su che cosa è eh, più risolutivo tra le tante iniziative che ci sono un po' in tutto il mondo. Mentre la regia sta uh, ecco, allargando l'immagine, sta vedendo che con il mio indice scrollo sul, uh, <ride> sul dispositivo telefono. al quale mi invia la stessa regia le cartoline digitali che oggi in tantissimi ci avete inviato, ci scusiamo se non riusciremo a farvele vedere tutte, ma abbiamo ancora un po' di spazio per condividere qualche altra foto. Questa ci arriva dal canale di Brucoli. Siamo in provincia di Siracusa. Se non leggo male la sigla SR, Maria Pia, mi confermi che la targa. Siracusa, sì, 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 perché SI è Siena, ma ormai è tutto, sono tutte province, cioè modalità del passato. Nelle auto ora non ci sono più. Ragazzi, eccola qua. Adesso, però, me la dovete mandare nel maxi schermo. Eccola lì, è uno scatto bellissimo che ci invia Francesca e sullo sfondo si vede l'Etna innevata, poi eh, ecco se la possiamo recuperare un attimo perché eh, è molto molto bella eh, c'è l'etna innevato lì in fondo grazie Francesca e, mh, poi ci spostavamo su un altro presepe quello che ci invia Elena da San Vito dei Normanni siamo in provincia di Brindisi se non sbaglio e ti ringrazio tanto ti ringraziamo tanto Elena per aver condiviso il tuo presepe con noi e poi dal santuario di Castelmonte in provincia di Udine ringraziamo Maria Angela di Cividale che ci segue con affetto da anni, ci scrive lei e ci manda quest'arco meraviglioso. C'è anche una croce in lontananza, si vede poco però sulla sinistra nella zona centrale dello scatto la potete individuare in mezzo a rosa, non Gra so se dell'alba o del tramonto, ecco, grazie, grazie. grazie Angela. Per tutto, per tutto. E poi un saluto da Cosenza con la vista verso il centro storico e in questo caso ringraziamo Laura che ci fa apprezzare la bellezza della sua... Tony, anche oggi Italia intera, nord, centro e sud, grazie mm -hmm. ai nostri telespettatori. È vero, e noi ecco, riceviamo questo vostro abbraccio dal nord al sud e ve lo restituiamo con grande, con grande affetto, davvero con grande riconoscenza. Andiamo subito in pubblicità e poi torniamo. E io Maria Pia mi sono accomodato <ride> per ascoltare con attenzione le riflessioni di Don Francesco Armenti perché è giunto il momento di dritto al cuore. Mi ha scritto una signora che si chiama Maddalena, che è stata uh, docente universitaria di filosofia e mi ha chiesto perché è necessario il silenzio del cuore. E lei, lei si è risposta... E mi ha dato anche la risposta eh, dicendo che è nel silenzio del cuore che può dimorare lo Spirito Santo. D'altronde, pensando a Maria, tutto il suo mistero di luce, il suo mistero eh, di, di accoglienza dell'Emanuele, quindi del Figlio Gesù, il suo mistero di accoglienza della Parola. È dovuto al silenzio del suo cuore, cioè un cuore puro, un cuore abitato da Dio. Cuore puro, attenzione, non vuol dire senza peccati, perché ogni uomo pecca, va bene? Maria è immacolata, non facciamo il paragone con Maria in questo caso, ma il paragone è con noi, eh? è verso di noi. Cuore puro per noi deve significare certamente distacco dal peccato, impegno per non peccare, ma soprattutto il desiderio. Di cercare Dio. Quindi lo Spirito abita in un cuore puro. E pensando e ripensando e ripescando nel libro di Fra Emiliano Antenucci mi è venuta sotto mano questa preghiera di Santa Elisabetta della Trinità, che è una monaca carmelitana se non vado errato, di origini francese. E lei scriveva questa preghiera, una preghiera che nasce da un cuore in cui regna il silenzio, da un cuore puro. Ve la leggo e non la voglio commentare, altrimenti la, eh, la svuoto con le mie povere parole. Santa Elisabetta della Trinità così si rivolgeva a Cristo e così pregava: O mio amato Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del vostro cuore. Vorrei coprirvi di gloria e vi chiedo di rivestirmi di voi stesso, di immedesimare la mia anima con tutti i movimenti della vostra anima, di sommergermi, di invadermi, di sostituirvi a me affinché la mia vita non sia che una irradiazione della vostra vita. Venite nella mia anima come adoratore, come riparatore, come salvatore. O Verbo Eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarvi, voglio farmi tutta docilità per imparare tutto da voi. Poi attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze voglio fissare sempre voi e restare sotto la vostra grande luce. O mio astro amato, incantatemi perché non possa più uscire dallo splendore dei vostri raggi. Certamente, pur nel linguaggio ormai datato, vi è una profondità tra Elisabetta della Trinità e Gesù che lei definisce il suo sposo e che lei desidera come uno sposo, vi è questo linguaggio d'amore profondo e vero che ci fa capire che cosa vuol dire veramente avere il silenzio nel cuore, avere Cristo nel cuore. Se non c'è silenzio, Cristo non può dimorare nel mio e nel tuo cuore. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ci riporta all'interiorità don Francesco Armenti, molto spesso ci fa bene. Assolutamente sì, tra l'altro trasmetteva dall'interno del refettorio antico del nostro convento a San Giovanni Rotondo, dove ci porta Francesco Bosco con la sua rubrica, ma prima noi vi salutiamo perché siamo giunti anche oggi alla chiusura del. Eh di sì, anche studente. oggi il tempo è abbastanza volato. Domani 13 dicembre sapete che è questa grande santa Lucia, davvero significativa nel nome e anche in tutta la tradizione che si è portata dietro. Intanto grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento della giornata. A domani. un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel giardino accanto all'orto del convento dei frati minori cappuccini perché qui oggi vogliamo raccontarvi un po' dei confratelli di Padre Pio eh, sia lo stato d'animo di Padre Benedetto il provinciale di questo giovane frate cappuccino che eh, era nel 1915 ancora a Pietrelcina e non riuscivano a in un certo qual senso riportarlo in convento perché que c'era questa strana malattia che lo costringeva a stare a casa, in famiglia, a Pietrelcina. E l'altro frate era padre Agostino da uh, San Marquillamis. Quali erano i sentimenti dei, dei loro confratelli? Beh, questo, questo giovane frate era uh, stranamente ancora a casa, non viveva la fraternità nei suoi conventi, il suo iter scolastico di studi era stato un po' vissuto un po' nei conventi, un po' a casa, ecco qual era il sentimento anche di coloro che gli stavano accanto, come ad esempio Padre Benedetto e Padre Agostino. Vogliamo raccontarvi attraverso le parole di Padre Agostino quello che lui pensava e che da fratello e da eh, compagno eh, gli ha detto e scritto. Il 20 dicembre del 1915 gli scrive. Puoi comprendere, caro Frappio, quanto grata mi sia riuscita la tua cartolina, per cui so che Gesù ci ha fatto la grazia. Sì, sia benedetto il nostro buon Dio, ma figliuolo mio in Gesù Cristo, io debbo esprimerti il mio pensiero. Non so se Gesù ti abbia rivelato quanto il mio cuore soffra per te, non per tua colpa, ma per il caso della tua permanenza indefinita in famiglia. Non so se Gesù ti abbia detto quante me ne tocca sentire per questo fatto e quante quali lotte abbia a sostenere il provinciale vuole sempre ed assolutamente che tu ritorni in convento io per me non oso condannare la sua opinione sebbene la mia sia contraria alla sua io ed alcuni altri crediamo che il caso tuo sia volontà del signore mentre in tutta la provincia quindi fa riferimento anche ad altri frasi chi dice che sia un inganno diabolico, chi è effetto della tua affezione al suolo lonatio. Io certo non credo a tutto questo, ma come debbo fare? Debo fare io per far credere tutto il contrario. Lo so che non si deve stare a ciò che dicono gli uomini, ma Dio mio, Gesù non ti ha concesso tante grazie? Perché quest'altra no? Non è che per questa a sua gloria e nostra salvezza. Dunque, figlio mio carissimo, io credo che tu, la grazia che Gesù ci ha concesso ultimamente, liberandoti dall'ultima prova, non sia completa. La grazia sarà completa quando Egli ti ripermetterà di ritornare tra noi. Noi dunque dobbiamo pregarlo per questo fine, dobbiamo importunarlo, non dobbiamo stancarci fino ad aver ottenuto quest'ultima grazia, la quale deve precedere quella del Santo Paradiso. Dimmi, ce la farà il Signore questa grazia? Tu mi dicevi che il tuo cuore la desidera ardentemente. Lo senti nel profondo dello spirito e sei certo che Dio ci esaudirà. Ma quando? Dimmi qualcosa. Queste le parole e i sentimenti di padre Agostino, che, come fratello, come compagno, come amico di padre Pio, gli dice spassionatamente quello che pensa per amor suo, per amore della fraternità.